E adesso parliamo di Alcamo dopo la riunione tra la nuova ditta che dovrebbe operare per quanto riguarda la raccolta rifiuti, i lavoratori e l'ingegnere del comune. Il futuro sembra incerto. Ne abbiamo parlato con l'assessore all'igiene ambientale del comune di Alcamo, Giuseppe D'Angelo. Si paventava la situazione di utilizzare i restanti, cioè quelli che rimarrebbero fuori solo nel periodo estivo. No, no, li utilizzeremo tutti fin dal primo momento. Bisognerà riorganizzare assolutamente i servizi in maniera diversa, anche su più turni. Ci sarà qualche diminuzione oraria. Comunque raggiungeremo l'accordo, sono fiducioso, con i sindacati direttamente presso la prefettura di Trapani. Aspettiamo risposta dall'organo a cui abbiamo richiesto il tavolo per la trattativa. E quindi appunto diminuendo gli orari non ci sono problemi per il servizio? No, assolutamente, lo organizzeremo anche in maniera diversa e comunque tutto verrà sempre concordato nel pieno diritto dei lavoratori. L'obiettivo col passare degli anni, in vista anche della gara definitiva che a quanto pare l'Urega dovrebbe espletare a breve, visto che c'è stata anche a quanto pare un'offerta, dovrebbe essere quello di portare al prepensionamento quelli che hanno già diritto alla pensione e poi avviare sempre tutti al full time. Ci sarebbe una ditta, ma i tempi? Secondo me, considerando che la gara è abbastanza importante e rilevante anche in termini economico-finanziari, penso che prima di un anno non riusciremo a avere la ditta e il nuovo gestore. Già un vantaggio c'è stato quello di aver espletato una gara molto complicata, dove abbiamo aggiunto anche il servizio di manutenzione del verde e tutti i servizi di Alcamo Marina, che in precedenza era andata a deserta, adesso abbiamo un'offerta. Non è il passo risolutivo, ma è un passo avanti. Appunto, ora quale sarà il futuro? Il percorso sarà quello sempre di migliorare, rimane sempre fermo la grossa incognita dell'organico, come avevo già detto nella mia prima intervista, sarà un 2020 nerissimo perché si va verso la saturazione degli impianti ancora aperti, anche i piccoli impianti della Sicilia occidentale, quindi sarà un problema concreto. Puntiamo al compostaggio e metteremo le somme necessarie nel piano economico-finanziario, anche alla luce delle nuove delibere di ARERA che dovrebbe prevedere un aumento dei costi dovuto al fondo di dubbia esigibilità e alla percentuale di Tari non riscossa. Noi puntiamo a non aumentare la Tari e a mantenere il posto di lavoro a tutti quelli del cantiere di Alcamo. Un incontro tra i lavoratori, la nuova ditta, l'amministrazione assente. L'amministrazione era rappresentata dall'ingegnere Martino, che è il dirigente del servizio ambiente, e noi siamo pienamente fiduciosi nella risoluzione della trattativa, come già detto in precedenza, presso la prefettura di Trapani, perché è un cantiere molto complicato e non stiamo qui a dire di chi è la colpa e di non è che la colpa. Noi pensiamo soltanto alla tutela, alla salvaguardia di tutti i posti di lavoro. Parlavamo di organico, quale speranza? No, la Sicilia occidentale a breve non verrà aperto nessun impianto, sono molto pessimista. Neanche posso ribadire che ci saranno soluzioni tampone, prevedo un'estate molto difficile. Noi puntiamo sempre alla riduzione dei rifiuti con tutti i limiti possibili e immaginabili. Non ci sono alternative a breve, perché continuare a pensare di esportare rifiuti fuori regione o nella Sicilia orientale con piccoli quantitativi che non riusciamo manco ad avere autorizzato. Abbiamo fatto una manifestazione di interesse in cui avevamo chiesto agli impianti sia della Sicilia che anche fuori regione di poter avere la possibilità di conferire anche soltanto 20 tonnellate, 50 tonnellate o 100 o 150 tonnellate, cioè abbiamo scaglionato la possibilità di conferire, non ci ha risposto nessuno perché la situazione è veramente complicata.